Ma anche no. Cucumisemi, bentrovati e bentrovati. Oggi un nuovo video intitolato Ma anche no. Consigli che normalmente do alle amiche, visto che anche voi siete amiche e amici lontani, perché non dare anche a voi consigli nati da esperienza personale, dopo aver testato prodotti anche costosi. E per farvi risparmiare qualche soldino, che di questi tempi è fondamentale, ho pensato a questo format e partirei dal Magic Away di Charlotte Tilbury, il correttore liquido pack bellissimo con tanto di spugnetta che ho utilizzato, costo 30 euro. Vi lascio a lato l'immagine prelevata gentilmente dal sito di Charlotte Tilbury. Allora, quando voi comprate un prodotto di lusso, come in questo caso, il lusso riecheggia anche nel packaging. Voi comprate lo status symbol del prodotto, voi acquistate il lusso, acquistate una determinata condizione sociale. Così facendo si cerca di dare ai terzi una determinata condizione di sé, si cerca di passare un determinato messaggio. Questo è risaputo sia per quanto riguarda l'abbigliamento, quando si comprano determinati brand lussuosi, si cerca di dare un determinato messaggio. Io acquisto borse di Hermès, viaggio in Porsche. Viene quindi trasmesso verso l'esterno ciò che noi desideriamo comunicare alla società, agli altri, a chi ci circonda. Ok? Molto spesso gli stessi prodotti, il costo del singolo prodotto per l'azienda equivale allo stesso costo che un'azienda meno nota mette nel produrre lo stesso prodotto. Ovviamente non pagate l'hype, non pagate lo status, non pagate la pubblicità che è connessa a tutto questo status quo, a questa situazione di fatto. Premessa doverosa per dirvi che è sicuramente un buon prodotto, ma costando 30 euro nel tempo ho acquistato altri correttori simili con le performance identiche, anzi vi dirò che questo sul lungo termine diventa molto più denso rispetto alle prime volte, è un correttore che va poi ad asciugarsi bello lì per lì nei primi giorni dell'applicazione, poi vedete già la spugnetta perde la sua meraviglia. C'è chi non lo vuole utilizzare per un discorso di igiene, però vi dico la sincera verità che rimesso all'interno del suo cappuccio e comunque l'usura dimostra che il cappuccio non è più quello di una volta, non si chiude come appena acquistato. Sicuramente il pack è meraviglioso, rimarrà lì come un pezzo di antiquariato sulla vanity table, però ci sono molti altri correttori che costano un quarto. Il primo tra tutti è il Maybelline, il cancella età, stesso concetto. Ovviamente non c'è il metallo massiccio dorato di Charlotte Tilbury, abbiamo tutta plastica, abbiamo sempre lo stesso meccanismo. Concettualmente, girando lo stick, viene pompato sulla spugnetta perfetta, stessa spugnetta, stessa forma da quando l'ho acquistata. Ovviamente dovete avere sempre l'accortezza di riporre il cappuccio anche per un discorso di igiene, per evitare che polvere e pelucchi cadano sulla spugna. È un correttore che voi potete portare in ogni dove, in borsetta, nella borsa della palestra, in viaggio. È leggero, a differenza di questo che è anche pesante e scomodo. Un prodotto eccellente, costa dai 7-8 euro, lo trovate su Amazon, da Tigotà, Piumi, Exi per Soap,
anche in offerta, insomma, è un prodotto eccezionale. 7 euro contro 30, ce ne comprate 4 e vi posso garantire che durano mesi. Altro prodotto con cui io mi sono trovata benissimo, il Nivea Q10 Power, il 3 in 1 cushion, io mi sono trovata benissimo, il prezzo qui sale leggermente dai 10 ai 13 euro, ma anche qui se monitorate più siti vi posso dire che lo trovate scontato, perfetto in estate. Qui abbiamo una funzione anche skincare che grazie al Q10 cerca di andare a trattare anche la zona del contorno occhi. Una spugnetta che, ahimè, mi si è staccata ultimamente. Il cushion non è bello cicciottoso come quello di Maybelline o come quello di Charlotte Tilbury, è molto più allungato, ma vi permette anche di attutire l'applicazione del prodotto, cioè di dargli quell'effetto sfumato leggero che io prediligo. Stiamo parlando di cinquantenne, quindi con un contorno occhi che ha necessità di coprenza non eccessiva, di una coprenza leggera che mi garantiscono sia il Nivea sia il Maybelline. Sul prodotto di Charlotte Tilbury io vedo una compattezza maggiore, vedo anche una scrivenza maggiore, ma vi dico, è un discorso di tempo. Più il prodotto rimane aperto, più la formula cambia, varia e anche la texture di conseguenza mi segna poi il contorno occhi. Quindi, performance per quanto mi riguarda è un contorno occhi di una over. Più si va avanti con l'età, più si ricerca leggerezza. Preferisco che mi si veda la fossetta che non le crepe in tutta la zona del contorno occhi. Poi, de gustibus, ognuno fa ciò che vuole, ma questo è il mio pensare. Termino con un prodotto il cui prezzo si aggira sui 20 euro. Sto parlando del Regeneration di Nabla. Stesso concetto di make-up insieme a trattamento skincare. Questo è un prodotto meraviglioso che sicuramente trae ispirazione dal prodotto più blasonato. Anche come pack devo dire che siamo lì, molto bello, molto elegante in questo bianco e questo rimando all'oro per quanto riguarda la parte da avvolgere, da far fuoriuscire il prodotto. Molto valido, texture molto leggera, quasi rinfrescante. Anche questa ha una funzione trattante. La colorazione light peach permette appunto un discorso di contrasto per quanto riguarda il trattamento anche delle zone più scure all'interno dell'occhiaia. Sinceramente, visto che l'ho aperto da poco, ho avuto la netta sensazione che i 3,5 ml di prodotto siano in realtà veritieri, perché ho girato l'applicatore per non so quanto, per avere poi la fuoriuscita del prodotto, cosa che non mi accade con il Maybelline che ha 6,8 ml di prodotto, siamo quindi a più del doppio del prodotto e per me rimane insostituibile. Per quanto riguarda il cushion di Nivea, siamo a 4 ml di prodotto, quindi decisamente maggiore rispetto a quello di Nabla. E per quanto riguarda il prodotto di Charlotte Tilbury, non lo so, non è indicato. Comunque, vi dico, se una delle mie amiche a chi mi dovesse chiedere: Elisabetta, consigli il Magic Away di Charlotte Tilbury? Ma anche no. In tutta onestà, vi consiglierei anzi questi tre prodotti che accontentano diverse fasce di prezzo. Per chi snobba, magari non si fida dei prodotti low cost perché pensa che non siano di qualità, errore grandissimo. Non disdegnate anche i prodotti di
basso e medio costo, soprattutto quando vi garantiscono le stesse performance, vi danno ottimi risultati e comunque hanno anche un discorso di praticità. Questo è un prodotto che potete buttare in ogni dove e in casa mia, in ogni borsa, devo dire che c'è un prodotto cancella età di Maybelline. Questo è veramente un grandissimo correttore, credo che sia il più amato per quanto mi riguarda. Ne ho usati tantissimi quando sono in velocità. In ogni occasione vado ad utilizzare lui perché mi dà certezza, garanzia, tranquillità, mi dà leggerezza. So che mi copre senza appesantire e mi regala uno sguardo riposato anche per tutto il giorno. Non vi ho menzionato il bellissimo correttore in cushion di Kiko solo perché è stata un'edizione limitata. Se dovesse arrivare in gamma permanente, questo è sicuramente un correttore che rientrerebbe nel mio range di preferenze. Texture meravigliosa, un cushion che ben si adatta alla zona del contorno occhi, rende la zona molto luminosa, una texture leggerissima, peccato che sia un'edizione limitata, ma anche questo preso nei saldi a piccolo prezzo ha avuto una resa meravigliosa. Spero che questo format vi sia piaciuto, credo che sia molto utile. Perché testando vari prodotti poi mi rendo conto quale cerco di più, quale mi dà più sicurezza e quindi condividere con voi queste informazioni è veramente doveroso. Lo faccio nella quotidianità delle mie amicizie. Vi mando tanti bacini, bacioni, baciati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!